Festa doveva essere, festa è stata, ma lontana dalla semplice celebrazione di un seppur ragguardevole traguardo come sono i 50 anni di storia, perché tanto si è parlato di futuro e di prossimi investimenti. Sabato 26 ottobre, presso l'auditorium Orfeo Tamburi della Mole Bambitelliana di Ancona, si è svolta la giornata celebrativa dei 50 anni di Ancona Ambiente. Una giornata suddivisa in più momenti, il primo di carattere istituzionale con esponenti del governo nazionale, regionale, provinciale e comunale, il secondo di impostazione storiografica, aziendale e sociale, con un focus dedicato alla storia di questi 50 anni e la presentazione del libro Ancona Ambiente 1973-2023, mezzo secolo al servizio del territorio, ad opera dello storico giornalista Luca Guazzati. Infine la conclusione con un talk dal titolo I rifiuti fra green e blue economy, ricerca e formazione. Sì, 50 anni di storia sono tanti anni, e però rappresentano anche la solidità dell'azienda, quindi la capacità di proiettarsi anche al futuro, quindi la sfida dell'azienda unica per la gestione dell'igiene ambientale sulla provincia ovviamente è una sfida che Ancona Ambiente può assolutamente raccogliere. A che punto siamo? Ma siamo, direi, a buon punto, perché l'ATA, che è l'ente competente, ha già deliberato il modello di gestione, che è l'affidamento in house. Siamo gli unici candidati, credo che il progetto sia estremamente solido sia dal punto di vista economico-finanziario sia anche dal punto di vista della tenuta proprio normativo, quindi crediamo insomma che questa volta sia la volta buona. Presidente, la sfida riguarda l'impiantistica o c'è dell'altro? L'impiantistica non è soltanto una sfida di Ancona Ambiente, è anche la sfida di Ancona Ambiente, perché in questo momento il progetto di gestore unico ovviamente ci vede coinvolti soltanto per la raccolta e lo spazzamento. È evidente che la questione impiantistica è fondamentale in questo settore e quindi anche Ancona Ambiente approccerà la sfida come si conviene, perché credo che il futuro soprattutto dell'azienda dipenda in maniera particolare dall'impiantistica e quindi dalla capacità non solo di realizzare e gestire impianti, ma poi di gestirli nell'interesse del territorio. Alla Regione, che è competente in materia, che cosa chiedete? Alla Regione chiediamo semplicemente un supporto in relazione alla possibilità di lavorare meglio e in condizioni di economicità per i cittadini, senza eccessivi vincoli burocratici, quello che credo chiedano tutte le aziende in generale, non soltanto quelle che si occupano di igiene ambientale, di idrico, di servizi pubblici, ma anche le aziende private. C'è bisogno di meno lacci. Qual è la forza di questa azienda? Ma la forza di questa azienda io credo che sia stata soprattutto il personale, perché se non fossero loro, come dire, delle risorse umane di qualità, delle persone di qualità, probabilmente non avremmo mai raggiunto i risultati che abbiamo raggiunto negli ultimi 11 anni, quindi il merito è soprattutto loro. Folto il parterre con rappresentanti delle forze dell'ordine, delle istituzioni e i saluti portati in apertura dall'arcivescovo di Ancona Osimo Monsignor Angelo Spina, dall'eurodeputato Carlo Ciccioli, dal presidente della provincia di Ancona Daniele Carnevali, con il sindaco di Ancona Daniele Silvetti, che ha fatto appello all'unità delle istituzioni per mantenere il servizio di igiene urbana a totale gestione pubblica. Sì, è una celebrazione che però in realtà ci dice quanto lavoro è stato fatto in mezzo secolo con il raggiungimento di questo obiettivo molto importante del 65%, quindi alle spalle un obiettivo raggiunto e davanti un grande obiettivo da raggiungere, la grande sfida del gestore unico dei rifiuti di questa provincia. Un obiettivo che non è soltanto appannaggio di una grande azienda come Ancona Ambiente, ma di tutto il territorio provinciale. Questa è la grande sfida. Se si capisce che in realtà il controllo del territorio debba rimanere in mano pubblica, soprattutto in un servizio così strategico, allora si comprende che la sfida è veramente importante, e soprattutto se non si seguono certe sirene che in realtà sono fuorvianti ma sono molto pericolose per i cittadini e gli utenti. Qual è lo sforzo che deve fare il Comune di Ancona, che rappresenta ovviamente una parte troppo importante? Ma lo sforzo più grosso che ha fatto è mettere al centro della questione il gestore unico proprio il patrimonio di famiglia. Una grande azienda con 50 anni di storia che ha bilanci solidi e sta facendo grossi investimenti insieme ad altri comuni soci, e questo lo mette a servizio del territorio. Ha messo, non in discussione, ma ha messo al centro di un grande progetto un'azienda che è in salute, ha competenze, ha maestranze, ha grande esperienza e un rapporto col cittadino che risale ormai a 50 anni fa, quindi a molti verrà in mente anche il vecchio nome della municipalità Asmio. E questo la dice lunga su quelle che sono le radici molto profonde di un'azienda che è di riferimento e che può essere a servizio di tutto il territorio provinciale.
Ancona Ambiente, ex ASMIU, ha un patrimonio di 8 milioni di euro, 300 dipendenti e 30 milioni di euro di fatturato, bilancio in positivo dal 2014. Ha 6 soci che sono i comuni di Ancona, Chiaravalle, Fabriano, Cerretodesi, Sassoferrato e Serra dei Conti. Tanti temi affrontati anche nei videocollegamenti arrivati dall'onorevole Lucia Albano, sottosegretario al Ministero dell'Economia e delle Finanze, e da Gianluca Gregori, magnifico rettore dell'Università Politecnica delle Marche, realtà sempre attenta alle dinamiche del territorio anche in tema ambientale e di sostenibilità. La Blue Economy è un settore di grande prospettiva, di grande sviluppo, che offre al tempo stesso tante soluzioni per ridurre l'impatto che le attività antropiche hanno sull'ambiente. Purtroppo oggi abbiamo veramente tantissimi esempi di quanto una visione che non tenga in considerazione quelle che sono le conseguenze nel medio e nel lungo termine rischia poi di farci trovare di fronte a soluzioni quasi irreparabili. Quindi l'economia non può fare a meno di considerare la parte ambientale, e la parte ambientale è anche un motore, un volano di sviluppo della parte economica. C'è bisogno appunto perché si possano realizzare progetti di sostenibilità di professionisti che siano in grado di gestirli e che siano in grado poi di portarli avanti. Questo comporta un salto proprio nelle competenze che devono essere sviluppate, perché mentre in precedenza era importante essere molto focalizzati sulle discipline, adesso invece la chiave di volta è proprio la transdisciplinarietà, cioè il fatto di riuscire ad avere manager ma anche tecnici che non solo siano fortemente specializzati nel loro ambito, ma che riescano ad ampliare quelle che sono le loro conoscenze, proprio perché la sostenibilità ha tre pilastri: economico, sociale ed ambientale, quindi qualsiasi progetto si sposa con queste tre anime. L'altro elemento fondamentale anche proprio per l'università, quindi questo vuol dire creare dei corsi come abbiamo fatto noi in tutte le aree culturali, corsi che mutuino anche materie che provengono dalle altre discipline, proprio per dare questa eterogeneità dei professionisti. L'altro aspetto per esempio è avere capacità di project management, perché bisogna portare avanti progetti che sono multidisciplinari, competenze soft, oltre ovviamente a una forte focalizzazione su quelle che sono le competenze poi tecniche. Significativa la presenza di Filippo Brandolini, presidente di Utilitalia, la federazione che riunisce le aziende operanti nei servizi pubblici dell'acqua, dell'ambiente, dell'energia elettrica e del gas, rappresentandole presso le istituzioni nazionali ed europee. Le utility sono e saranno protagoniste della transizione ecologica, che per quanto ci riguarda significa sia transizione digitale, sia verso l'economia circolare e transizione energetica. E quindi ci sono vari ingredienti che dobbiamo saper mettere insieme per sostenere vincendola questa sfida. Il primo di questo è superare la frammentazione. Il nostro paese conta ancora troppa frammentazione gestionale nel servizio idrico, come nel servizio rifiuti in particolare. Il secondo aspetto è quello delle infrastrutture, degli investimenti. Occorrono investimenti importanti, per esempio nel servizio idrico non c'è solo da recuperare un deficit infrastrutturale accumulato negli anni, ma c'è anche da affrontare i cambiamenti climatici. Bisogna adattare il servizio idrico ai cambiamenti climatici, così come nei rifiuti occorre completare la realizzazione di impianti per il riciclo, ma anche per la chiusura del ciclo, e quindi quegli impianti di recupero energetico che consentono di evitare la discarica. E questi sono tutti aspetti fondamentali, questi sono tutti investimenti fondamentali per cui occorrono risorse. Il PNRR ha dato uno slancio importante in questo senso, ma occorre anche sapere programmare risorse pubbliche e valorizzare l'apporto che i privati e quindi le utility possono portare appunto per realizzare questi investimenti.